Eccoci qua, ancora in diretta, 22:07 minuti, ancora il 13 di Antenna Sud, ancora Labirinti. Stasera il racconto della fase 2 ve lo raccontiamo da un altro punto di vista, rigorosamente visto da Sud. Una settimana fa vi abbiamo raccontato quello che stava accadendo a Genova. Stasera siamo a Napoli e siamo in compagnia del primo cittadino, Luigi De Magistris. Buonasera Sindaco. Buonasera, eccomi. Benvenuto, grazie per essere con noi e grazie due volte perché è stata una giornata lunga e complicata su quel fronte. Come sempre, grazie a voi, sto qua a disposizione, quello che volete. Com'è andata questa prima settimana di fase 2 a Napoli? Avevate giocato d'anticipo sulla chiusura delle scuole e dei cantieri, l'incognita però questa settimana era quella del controesodo di ritorno. Sì, il controesodo pare sia andato abbastanza bene, anche se io avevo chiesto ai presidenti di regione di fare i tamponi per tutti quelli che rientravano. Mi sembra un po' strano che dopo 2 mesi dall'inizio dell'epidemia ancora non sia in grado di fare un controllo preventivo a tappeto di questo tipo. La fase 2 per il resto è diversa, quella prima è stata esemplare, devo dire i napoletani sono stati molto bravi, i comportamenti corretti, il numero dei contagi ci conforta. La fase 2 chiaramente più gente, quasi tutti con le mascherine, però qualche immagine di assembramento ci sta, forse era anche inevitabile, insomma speriamo bene, ma non bisogna mollare perché qualcuno ha la tentazione, forse avverte la sensazione che è finita, ma purtroppo non è così. Ci stiamo arrivando, lo citava prima più o meno tra le righe, ci stiamo arrivando delegando troppo ai cittadini, dice il sindaco dei sindaci Antonio De Caro, più libertà vuol dire più controlli, poi quei controlli chi li fa se i vigili della polizia locale sono sempre quelli? Voi questa settimana siete andati particolarmente vicini al cosiddetto contagio zero, lei però diceva se poi arriva un treno e non riusciamo a fare i tamponi siamo al punto di partenza. Ci aggiungo anche che la Campania è la Puglia anche non è andata molto lontano, è in ritardo sulle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Ma io direi che i veri vincitori finora di queste prime battaglie, perché la guerra è ancora lunga da vincere, sono i cittadini, su questo bisogna dirlo, almeno parlo della mia regione. Da un punto di vista sanitario, eroici i medici, gli infermieri, bene il personale sanitario, ma devo essere sincero, parlo sempre della regione che conosco, ma da quello che vedo anche, non parliamo della Lombardia che è un disastro, ma insomma lo smantellamento della sanità pubblica è stato uno dei motivi perché la gente si è messa paura, si è chiusa in casa. Guardi, le do un dato, la Campania ha cominciato l'epidemia con 334 posti letto di terapia intensiva per tutte le patologie per 6 milioni di abitanti. Ospedali chiusi in questi anni, ancora oggi, 8 maggio, non ci sono le mascherine per tutti i medici, i tamponi sono pochi. Da questo punto di vista devo dire che il sistema difensivo sanitario è ancora molto lacunoso, stiamo molto lontani da quel livello di attenzione che merita la pandemia. Sindaco, oggi i comuni hanno preso atto che nel decreto non ci sarà la moratoria per legge dei tributi nel capitolo sugli enti locali. Avrete, da quello che filtra dalla capitale, delle direttive ministeriali. Tradotto vuol dire che vi lasciano col cerino in mano? Guardi, parlo con la schiettezza che mi contraddistingue da sempre. Il governo sta facendo un errore politico clamoroso e sta rischiando di essere il principale responsabile della disgregazione sociale del nostro paese. I sindaci finora sono stati tenuti completamente fuori dalla fase 1, anche se sempre col cerino in mano. C'era stato l'impegno del governo entro il 30 aprile di fare la legge sui comuni, questo non è avvenuto. Il governo non so come non si fa a rendere conto che i comuni non stanno incassando niente, quindi da qui a breve cadranno come birilli, ma non è tanto il sindaco che cade, quello non, magari non se ne importa nessuno. Se cadono i comuni, cadono i servizi, se cadono i servizi non si raccolgono i rifiuti, non c'è il trasporto pubblico, non si assistono i poveri. E noi come la ricostruiamo questa Italia? Come pensa il governo di ricostruirla? Ci vuole coraggio. È la crisi economica più grave dal dopoguerra. Ci vuole coraggio. Il Presidente del Consiglio sta nelle condizioni ideali di avere il sostegno di tutti gli italiani, ma manca di coraggio, manca di visione, promesse, annunci, impegni. Noi diciamo dalle nostre parti fumo a manovella.
Cioè, vediamo tanto fumo e poca sostanza. È perché per quello forse, oltre al consenso degli italiani, serve quello della maggioranza. Insomma, questa settimana qualche fibrillazione l'abbiamo vista. La fase 2, diceva, è quella della ricostruzione. Ha detto siamo in ritardo su tutto. Queste sono le ore nelle quali prende un perimetro netto il decreto di maggio, che poi non si chiamerà più decreto maggio. Ha detto siamo in ritardo sul reddito di emergenza, siamo in ritardo sulle imprese. In qualche maniera ha persino detto teniamo aperti i cantieri 24 ore su 24, così lavorano tutti. Ma sta in ritardo su tutto il governo. Le uniche risorse che sono arrivate sono quelle briciole iniziali date ai sindaci per dare un piatto di pasta a chi era rimasto veramente senza cibo, ma siamo molto, molto lontani da quello che serve, lo ricordava lei, il reddito di emergenza che mette liquidità nelle tasche italiane non c'è, le attività economiche sono al collasso, i comuni lo abbiamo detto, c'è un'altra sottovalutazione di questo governo, che se l'epidemia sociale ed economica diventa conflitto sociale, ordine pubblico, poi è questione criminale, a differenza di questo governo che è lento, le mafie sono rapide, non hanno burocrazia, conoscono il territorio, hanno tanta liquidità e rischiano di arrivare prima. Poi tocca contemperare, no, la rapidità nella cessione dei fondi con la precisione nei controlli. E poi hanno bisogno di consenso. Attenzione, le mafie devono recuperare consenso e se vanno ad aiutare persone in difficoltà, la gente immagina che le mafie sono più affidabili dello Stato. Se poi accade anche questo, allora davvero noi non ci riprendiamo più. Io sono fiducioso, so dell'energia del nostro paese, il nostro mezzogiorno ha delle riserve inesauribili, però insomma io sinceramente vedere un'Europa e un governo così distanti dai bisogni è una delusione profonda, devo dire la verità, è una delusione profonda. L'aggravante è che i sindaci rischiano di restare in mezzo al braccio di ferro tra il governo e le regioni. No, abbiamo visto, questa è stata la giornata dell'annuncio dell'impugnativa sulla provincia autonoma di Bolzano, ma abbiamo visto un braccio di ferro anche sulla Calabria. Lei ha detto così finisce in una grande partita a scacchi tra le città, compreso in Campania. Sì, questo è un altro elemento che ci porteremo nel ricordo negativo, ahimè, di questa pandemia, un conflitto che se lo potevano risparmiare tra Stato e Regioni. Noi ascoltiamo il Presidente del Consiglio, tutti quanti in televisione, quando fa le conferenze stampa, il giorno dopo leggiamo il DPCM, ci cominciamo a organizzare e dopo qualche ora arrivano le sfogliatelle delle ordinanze regionali che certe volte dicono il contrario totale rispetto al governo, parzialmente contrario, in mezzo ci sono i cittadini, ci sono i sindaci, ci sono le forze di polizia, ci sono i malati. Questo è evidentemente l'ha voluto il governo, c'è un patto un po' nascosto tra governo e regione, un po' in gioco delle parti, i sindaci invece responsabilmente si sono messi da parte, hanno rinunciato al potere di ordinanza, stanno sempre lì, con responsabilità, coraggio, umiltà tra la gente, ma il governo sta sottovalutando questo aspetto, che senza i sindaci, quindi senza il popolo, il governo, il paese non riparte. A Napoli che si può fare oggi in questa fase 2? Perché poi, ad esempio, in queste ore da queste parti c'è stato chi ha riaperto i parchi, ma li ha dovuti richiudere perché c'erano gli assembramenti. Ma la fase 2 è quella più delicata. Noi per ora abbiamo tenuto aperti i parchi, i cimiteri, ovviamente la città si è rimessa in movimento, i cantieri, devo dire, stanno lavorando bene, sono ripartiti tutti. La vera sfida sarà forse il 18 maggio, quando apriranno tanti esercizi commerciali. Noi stiamo programmando soprattutto l'estate, le devo dire la verità, perché là può essere il momento della rinascita, il momento in cui si progetta un modo nuovo di rapporto tra le persone, il territorio, la bellezza, gli spazi, quindi il sociale, la cultura, le attività economiche, le attività produttive. È una grande sfida, dobbiamo rimettere in moto nel nostro mezzogiorno l'economia circolare. Io sono convinto che il Sud partirà più rapidamente per certi aspetti. Beh, perché abbiamo anche retto perché bene, rischia di più, cioè, diceva lo Svimez, le nostre imprese rischiano 4 volte di più il default e abbiamo un patrimonio importante che è quello immateriale del turismo, che è quello del brand che ci siamo conquistati, però rischiamo parecchio. Questo è molto vero, se pensi che Napoli è la città che più era cresciuta negli ultimi anni per turismo e cultura, però abbiamo delle caratteristiche, abbiamo la resilienza, non molliamo, creatività, fantasia, originalità, passione, capacità di fare comunità, senso della giustizia sociale, solidarietà, e poi abbiamo dimostrato di contenerlo bene
il contagio. Diciamo, abbiamo fiutato quello che accadeva al nord, non abbiamo avuto quell'esigenza di dire no, andiamo avanti, tutto a posto, non succede niente. Io credo che dobbiamo rimettere in moto un turismo low cost. La Puglia, la Campania, le regioni del sud, secondo me quest'estate ce la possono fare, perché se ci dimostriamo di essere affidabili, sicuri e attrattivi con originalità, potrà venire anche un turismo quantomeno centro-meridionale. Tanto noi dovremmo rimanere dalle nostre parti, rimettiamo in moto l'economia delle nostre terre. Fa bene Bonaccini a dire dal 18, però fate decidere a noi come muoverci. Ma le regioni possono già decidere, in realtà, e lo si vede di questi tempi. Io credo che è venuto il momento di programmare tutti insieme il futuro, finirla con questa contraddizione tra Stato e Regioni, coinvolgere i sindaci. Come si fa a immaginare una ricostruzione del paese senza i sindaci? Io ho visto ordinanze scritte con i piedi, cioè non sanno nemmeno che cos'è il cibo da sporto, non sanno che cos'è il cibo a domicilio, non sanno che cosa sono i mercati, ma perché la Regione ha un'altra funzione. La Regione ha una funzione di programmazione, non sa che cos'è la gestione, non sa che cos'è il conflitto sociale, l'ansia, il bisogno, la preoccupazione. Io, questo mi sembra proprio assurdo, che un governo non si renda conto di questo tema. Tra l'altro noi sindaci che rappresentiamo le città abbiamo un altro vantaggio: noi tra di noi non litighiamo, andiamo d'accordo, anche se apparteniamo a forze politiche diverse, perché conosciamo più degli altri i bisogni. Invece questa sottovalutazione, secondo me, sarà clamorosa per il ritardo con cui rischia di ripartire l'Italia. Da che parliamo di tempi, questa gliela chiedo cosciente che potrebbe anche dribblare. Sbagliano Michele Emiliano ed Enzo De Luca quando dicono però votiamo a luglio, perché altrimenti in autunno rischiamo di avere una seconda ondata e di non votare più. Ma posso dirla anche qui con molta nettezza: io trovo inqualificabile. E mi dispiace dirlo, perché poi ho rispetto per le istituzioni, con Michele ho anche un ottimo rapporto personale, ma fare campagna elettorale con le bare di migliaia di italiani, con persone negli ospedali e nella terapia intensiva, con la gente che piange e raccogliamo lacrime e disperazione ogni giorno, di persone senza soldi, senza lavoro, con saracinesche che non si alzano, e noi tra qualche giorno, invece di pensare uniti agli italiani, dobbiamo pensare al tornaconto personale di questo o quell'altro politico. Beh, io penso che se vogliamo ricostruire in questo modo l'Italia, io penso che se i cittadini a quel punto se la prendono con i politici, fanno bene. Io credo che noi dobbiamo ridurre le distanze, rimboccarci le maniche, lavorare uniti per ricostruire il paese, senza contrapposizione tra sud e nord. Io penso sia un grave errore, e dimostra come alcuni presidenti di regione, più che pensare al bene comune, stanno pensando agli affari loro, inteso come da un punto di vista politico, quindi a una propaganda. Ovviamente non parlo di Emiliano perché non so bene le sue posizioni, ma De Luca sicuramente sta in campagna elettorale, propaganda allo stato puro, e io questo non lo condivido per nulla. Glielo chiedo da pugliese e da appassionato di politica: lei lo sfiderebbe De Luca, visto che si sta andando verso una proroga del pro tempore dell'attesa del voto? Lei ha ancora qualche mese in fascia tricolore. Noi non ci conosciamo appunto bene. Io ho detto questo: io in questo momento, con sincerità proprio, non riesco proprio nemmeno in un piccolo file del mio cervello a pensare ad altro che non sia la mia città e i miei concittadini, e vorrei lavorare su questo. Poi se il Parlamento e il Governo ci dicono che bisogna andare a votare, chi lo sa per quale motivo, che non è altro quello di interessi ovviamente di partiti e di fazioni, è chiaro che noi facciamo politica, non è che possiamo non farlo, però sarà un grave errore. Io in questo momento non riesco a immaginare una campagna elettorale con me protagonista, perché non riesco a pensare ad altro che alla mia città. Quindi vediamo che cosa succede. Io mi auguro che si voti più tardi, e nel momento in cui si voterà, è chiaro, l'opzione che ci possano stare delle candidature in campo le valuteremo, non c'è dubbio. Grazie Sindaco, buon lavoro. Lei ha ancora un anno di mandato. Le posso chiedere il primo degli obiettivi che ha sulla sua scrivania in questo finale di mandato? Prima ce n'erano altri. Adesso, dopo il Covid, c'è la ripresa della città, ritornare a quell'energia, quella passione, quel sorriso, quell'umanità, quella giustizia sociale. Fra un anno vorrei rivedere la Napoli dell'energia di due mesi fa, con tanta gente per strada, però con ancora di più al centro la natura.
perché queste immagini della città desertificata ci hanno consegnato anche delle fotografie struggenti di come la natura si è preso in parte quello che gli avevamo tolto. Grazie, grazie sindaco, buon lavoro a lei, bocca al lupo Grazie. per i mesi che abbiamo tutti davanti e che avremo davanti. Un saluto dalla Puglia. Grazie, buona serata a voi.